io ero molto scaramantica. E 2 giorni, 3 giorni prima delle partite, avevo un processo, un'elaborazione scaramantica alla partita che era qualcosa veramente di logorante. Tu prova a immaginare quando si giocava la Coppa del Mondo, che giocavi praticamente ogni giorno, cosa diventavano le mie giornate. Quelle erano veramente delle urtine. Adesso io non sto a raccontare, ma sai che si passava veramente dallo smalto, che doveva essere lo stesso, doveva essere cambiato, a tutte cose scaramantiche, dall'allenamento che dovevi fare sempre le stesse cose, però se non facevi le stesse cose no, perché rischiavi di perdere, e diventava talmente un lavoro angosciante la scaramanzia, che quello assolutamente non mi manca. Però credimi, siamo arrivati veramente a fare, come me, altre atlete, a uscire dalle competizioni disastrate, dalle scaramanzie che vivavamo, che adesso non posso raccontare perché magari sono anche poco professionistiche, tra virgolette, ma veramente ci intossicavamo di scaramanzie per riuscire a vincere. Sarà stato per le scaramanzie che abbiamo vinto, forse abbiamo perso qualche passo in altre competizioni. Solo quello, guarda, di aneddoti forse ne potrei raccontare 1 milione, ma sono talmente tanti che non me ne ricordo nemmeno uno, perché veramente è passato tutto così veloce. Adesso non sono arrivata a mangiarmi un hamburger, però a bermi per scaramanzia e limoncello prima di qualche partita, non all'Olimpiade, questo sì, è successo anche questo, quindi.